stato per tanti anni nel nostro tribunale di Reggio Calabria, al reparto di Odorino. Io sono protetto da loro. Ti vogliamo bene. Emozionato. Siamo molto, molto emozionati. Dottore, una foto? Complimenti al dottore Scambia con la premiazione del dottore Stilo Rosario. Tra poco ci dedicheremo ai giovani. Anche se il dottore Stilo si può considerare un punto di passaggio tra giovani e anziani. Ci sono cognomi. Non la facciamo lunga. Diamo la parola al dottore Stilo. Perché sono emozionato veramente. Vedere Scambia, vedere il professor di Volantera e non vedere il mio caro studiale. Insomma, vedere... si è laureato insieme a te, che c'è quelli che sono... Di questi nessuno. Insomma, era... ma di questi nessuno, forse più giovane, io ancora dovrei attendere qualche tempo, mi avete dato e vi ringrazio di questo, soprattutto perché ho potuto ricordare il caro amico studiale con cui da quando c'era il professore Emiti, poi è stato presidente dell'Ordine dei Medici. Presidente dell'Ordine dei Medici. Mi fa piacere comunque che ti pensi che ti abbiamo provato in anticipo perché evidentemente non hai cognizione del tempo. Presidente, un trucco basta per dire di più. Grazie dottore Stilo, chiamerei il dottore Tassone Quintino, premia il dottore Tescion. Grazie dottore, lei è stato sempre solo un grandissimo lavoratore. Presidente. Luce in secondo, lo dico io, non me lo fa dire. C'è guerra per chi lo deve dire. Devo dirlo io, non puoi. L'ultimo determinante. Non puoi, dillo tu. Non puoi, non puoi. Bene, e ora siamo arrivati, mi ha anticipato il presidente Dulcis in fundo, a premiare, mi permetto immeritatamente di dire un collega, ma fatemi passare un padre, e lo dico con commozione, con felicità, un uomo che per me ha rappresentato veramente un solco su cui tracciare il resto della mia attività, sia professionale, umana, anche politica, sanitaria, perché mi ha detto una cosa fondamentale: per stare vicino alla classe medica devi essere un ordinista, vuol dire stai vicino all'ordine, solo così potrai fare del bene a tutta la classe medica.
ed è veramente per me un onore invitare il professore poeta, il presidente, il grande presidente dell'Ordine dei Medici. Con grande commozione. Del presidente che ha speso tanto della sua vita per la classe medica, per tutti indifferentemente. Ha cercato di fare sempre del bene a tutti i medici che hanno bussato alla porta dell'ordine, facendo anche salti mortali. Io sono stato vicino a lui per tanti anni, essendo il suo segretario in tutti i sensi, e con grande, veramente un grande lavoro che è stato fatto, quello di avere firmato quelle carte che con onore il presidente poeta e il dottor Enocita hanno firmato per avere questa bella sede, che è un onore, un vanto per tutta la classe medica. E vorrei ricordare le parole del nostro presidente nazionale, che quando è venuto a Reggio Calabria non credeva ai suoi occhi per lo splendore di questa sede, che è la migliore sede d'Italia. Grazie presidente per i suoi 50 anni, grazie per tutto. Poi vorrei aggiungere qualcosa dopo le foto di rito, perché mi permetto di invitare il suo direttivo, il nostro direttivo di allora, composto dal dottore Zampogna, dal professor Alberti, e dal sottoscritto e dal dottore Pratti, ma proprio le foto di rito. Hanno avuto l'abilità di farmi emozionare. Passavo per un tipo duro, invece sono un tipo debole. Mi hanno commosso veramente. So che l'ora è tardi, però due flash ve le devo fare. Ve le devo fare perché in sala c'è il mio passato e in sala c'è il mio presente. Il mio passato è il professore Glocomo, nella qualità di assessore alla sanità. Giovanni Filocomo sa quante battaglie ho fatto per difendere la categoria medica e lui mi ha ascoltato come medico e come assessore alla sanità. Tra il mio passato c'è pure la presenza di Carmelo Calabrò e di Gianni D'Amore, quando fare sindacalismo medico nelle loro zone era pericoloso. Parlo di Gioia Tauro, parlo di Merito, parlo di Locri. L'abbiamo fatto con coraggio e abbiamo dato dignità al medico, quando il medico era considerato dai primari, più retto che io sono un primario, ma comunque dico la verità, quando i primari ritenevano che gli aiuti degli assistenti erano dei numeri, era merce da macello. Abbiamo in quel tempo ridato dignità ai medici, l'abbiamo continuato a dare come presidente dell'Ordine. Il presente sono giovani per azione, perché hanno modificato lo statuto e mi hanno ancora una volta onorato di essere il presidente regionale dei primari ospedalieri. Hanno modificato lo statuto perché io sono anziano, e però mi hanno voluto che continuassi l'attività, e questa attività ora lo sto facendo a contatto con un grande uomo che si chiama Nino Orlando, del quale ci dobbiamo onorare come calabresi. Io solo so. Io solo so, andando quasi ogni settimana a Catanzaro, il lavoro di riscatto che sta facendo per gli ospedali e per la sanità in genere. Ti ringrazio Nino, ti siamo tutti obbligati, continua. E poi consideratemi un pezzo, l'ha detto Nocitti, abbiamo creato questa sede, l'abbiamo creata con coraggio, quando nessuno ci credeva e quando nessuno era riuscito a fare una sede. Ci siamo riusciti e oggi non abbiamo bisogno di affittarci sali o saloni e celebriamo queste manifestazioni nella nostra sede. E poi un ringraziamento particolare a tutti, ma principalmente al presidente dell'Ordine. E non solo è un validissimo presidente, ma consentitemi di dire, è un galantuomo. È molto importante in questi tempi. E poi ai giovani dico una sola cosa: difendete la vostra dignità e non date spazio
a incrinare il vostro decoro. Dobbiamo difenderci, siamo una categoria che purtroppo siamo invisi a morte. Dobbiamo stare uniti e difendere la nostra dignità. Vi raccomando, siate dignitosi principalmente. Grazie. Di allora, questa è una bella foto del presidente, questo è suo, non so ormai ne ha tante di queste, però se la metta nel cuore, la metta nel cuore. Entra in un momento di particolare commozione. Adesso passeremo all'area giovani. Per dire, non sono io tra quelli. Allora, adesso ci sarà un momento particolarmente importante perché dopo alcuni anni l'Ordine dei Medici è riuscito, grazie all'apporto della Banca Nazionale del Lavoro, a riprendere questa nostra attività che consiste soprattutto nella premiazione di alcuni ragazzi che si sono laureati e nel riconoscimento delle loro capacità dal punto di vista scolastico. Questo premio sarà dato esclusivamente a tre persone, cioè a due medici e ad uno odontoiatra. Però nello stesso momento vorrei ricordare che anche altri colleghi hanno partecipato a questo concorso che noi abbiamo fatto qui all'Ordine e che hanno dimostrato tutti quanti delle grandissime capacità, sono tutti ragazzi che si sono laureati con 110 lode e quindi credo che sia un grandissimo merito loro aver raggiunto questo risultato. Ovviamente i primi sono soltanto due, ma vi posso garantire che dall'esame dei vari titoli presentati le differenze sono state minime, ma veramente minime, perché sono state differenti soltanto in piccolissimi punti percentuali, per cui praticamente io daremo il premio a questi tre ragazzi, però obiettivamente credo che il premio debba essere dato a tutti quanti quelli che hanno avuto questo risultato e che credo che per i genitori sia stata una grandissima soddisfazione. Ora passo il microfono, no, fai tu. Bene, e allora io inviterei il dottore Zagari, il direttore dell'area Calabria della Banca Nazionale del Lavoro. Il dottor Orlando è un attimo fuori, lo chiamiamo il dottor Orlando, che premieranno la dottoressa Zappia Danina. In presenza anche del dottore Frattino. Prego, mi sta arrivando il dottor Orlando che è uscito un attimo, mi apro non per problemi fisiologici, ma per un'intervista. Bene, andiamo avanti. Ah, eccolo qua, è arrivato, perfetto. Non mi voglio prendere questo momento. Complimenti e auguri. Sì. Io ho visto il suo curriculum ed il curriculum degli altri colleghi odontoiatri. Diciamo che il divario tra te e gli altri è di poco, per cui dedichiamo questo premio a tutti, anche se poi sei tu solo a ritirarla. Siete l'orgoglio di tutti noi, sappiate nel vostro futuro ricordarvi che l'Ordine è vicino a voi
ringraziamo la banca che è stata così magnanima nei nostri confronti, speriamo di una collaborazione futura. Noi saremo felici di avervi qua tra noi, perché come vedete abbiamo una grande famiglia affettuosa con i nostri colleghi, ma riconoscente con voi. Allora una parolina anche alla dottoressa Danila. Buongiorno, ringrazio l'Ordine e la banca per questa iniziativa che ci ha fatto in quest'anno e voglio ringraziare la mia famiglia, mio padre e mia madre qui presenti. Grazie. Sì, buongiorno a tutti, noi come Banca Nazionale del Lavoro siamo al primo anno che affrontiamo questa iniziativa e siamo orgogliosi di essere qui, anche perché essere qui è importante. Come istituto in Calabria stiamo facendo diverse cose, stiamo affiancando diverse iniziative, questa è un'iniziativa che preme i giovani e sicuramente la nostra direzione generale, io porto i saluti all'amministratore delegato Fabio Gani, è ben contenta che noi quest'anno possiamo fare questo sforzo e io mi auguro che questo sforzo lo possiamo fare anche negli anni futuri, continuando ad affiancare i giovani laureati. Grazie. Io devo solo augurarmi che questo passaggio di testimone possa rappresentare un auspicio per il futuro. Sicuramente il passaggio generazionale lo dobbiamo curare, per quello che mi riguarda ci sto mettendo un'attenzione particolare, perché abbiamo bisogno, come si diceva prima, di mantenere qui nella nostra Calabria le eccellenze. Tanti auguroni. Allora, consigliere, consigliere della banca, consegna il diploma. Si deve vedere la segno ma non la busta. Le bustarelle sono la segno, sì. Guarda quello che è già la busta, non la busta, il fondo. Grazie alla dottoressa Zappi e a Danila. Vorrei ricordare che tutti i premiati rappresentano le eccellenze del nostro territorio. E andiamo ora al premio della dottoressa Agostino Rita Maria, laureata in medicina, e premierà il direttore dell'Agenzia della Banca Nazionale del Lavoro della sede di Reggio Calabria, il dottor Roberto Romanzo, insieme al nostro presidente dell'Ordine. Io, se mi consentite, però vorrei dire due parole su questi ragazzi che si sono laureati, perché al di là del fatto che Agostino Rita Maria è la figlia del mio medico curante, ma questo non è che questo ha determinato comunque questa concessione di borsa di studio. Vorrei far presente che Rita si è laureata con 110 lode e ha conseguito 16 30 lode e 16 30, il che credo sia un risultato veramente eccezionale. Io la conosco lentamente, ma non sapevo che fosse così. Tanto complimenti alla neo dottoressa. Io volevo ringraziare appunto il presidente e tutto l'Ordine dei Medici, chiaramente, di averci invitato, diciamo, a collaborare, a fare da sponsor a questa manifestazione così importante e di essere oggi di fronte ad una platea, diciamo, così importante. Spero che questo cammino possa continuare, possa proseguire, diciamo, negli anni a venire, insomma, di fare cose sempre migliori, e di nuovo auguri alla mia dottoressa. Io non posso che ribadire, con un curriculum del genere dobbiamo tenerti in alta considerazione, ma soprattutto tenerti ben stretta e non farti prendere nessun volo pindarico verso altri lidi. Tanti auguroni.
Allora, le mie intenzioni sarebbero quelle di conseguire la specializzazione che già sto frequentando in oncologia medica e poi anche in base alle disponibilità del territorio, potendo, preferirei continuare a esercitare la mia professione qua. Quindi praticamente stai facendo un appello al dottor Orlando. No, guarda, è già recepito, perché proprio ieri abbiamo fatto la giornata del sollievo, abbiamo parlato esclusivamente di quello che vorremmo, dobbiamo fare per portare sul territorio l'assistenza ai malati oncologici. Quindi hai già iniziato un percorso che sicuramente sarà intercettato. Dottore Agostino, non si mette a piangere però, perché la vedo poco. Andiamo avanti, l'ultimo premiato, anche lui un'eccellenza, il dottore Crea Pasquale, premierà la dottoressa Lilli Chilà, gestore family dell'Agenzia di Reggio Calabria, sempre della Banca Nazionale del Lavoro. Dottore Crea Pasquale, che peraltro anche lui si è laureato con 110 lode, però ahimè ha preso soltanto 13 30 lode e 16 30. Rivolgo le mie congratulazioni al dottore Crea e sono felice di poter consegnare in rappresentanza della Banca Nazionale, che è presente anche nel sociale. Quindi tanti auguri e tanti auguri a tutti i medici, grazie. Non sapendo dove eventualmente stai sviluppando le tue, sicuramente quando c'è la stoffa c'è anche la possibilità di farsi valere, speriamo che, di poterti conoscere strada facendo, ok? Grazie. Io attualmente mi sto specializzando in cardiologia a Messina, spero di finire la specializzazione e poi... Come hai fatto a prendere questo certificato? Studi, un po' di fortuna, insomma. Grazie, speriamo di poterti rivedere allora fra un po' di anni e consegnare anche a te uno di questi premi per le nostre eccellenze, che sono i premi Ippocrate, che noi ogni anno a dicembre consegniamo ai nostri medici che si sono particolarmente distinti in campo nazionale e internazionale, per cui ti aspetteremo qua non per i 50 anni, ma speriamo tra una ventina d'anni. Grazie. Adesso ho presentato la domanda e per millesimi di voto non si sono posizionati nelle postazioni utili, ma è giusto dare a loro un riconoscimento con un'attestazione. Riguardano la dottoressa Valentina Comito. Dottoressa Comito, per favore, che sempre si è laureata, mi pare, con 110 lode sempre, ma ha avuto la sventura di avere qualche 30 lode in meno, una cosa di poco conto, ma credo che queste siano grandi soddisfazioni anche per i genitori avere questi figli. Chiamiamo velocemente il dottore Domenico Zagari. Dottoressa Comito. Se intanto ecco, se si è preso il dottore Zagari, diciamo, dottore Zagari, la dottoressa Silvia mi pare 110 lode. Questi ragazzi bisogna segnare, noi li stiamo segnalando, andiamo a fare un elenco di ragazzi, li facciamo tutti insieme, un momento, se aspettate poi li facciamo tutti insieme. Dottoressa Silvia Gangemi, dottoressa Gangemi, dottoressa Teresa Franco,
Dottoressa Franco? Sì, aspetta, sta arrivando, le parole. Dal fondo. No. Dottoressa sì. Silvia Lucisano. Dottoressa Silvia Lucisano. Dottore Simone Antonio Ambrogio. Dottore Ambrogio, c'è. Sono la mamma. Dottoressa Carmela Galletta. Dottoressa Galletta. La dottoressa Maria Laura Mancini. Mi pare che ci dovrebbe essere. Allora, e non viene. Eccola qua. Dottoressa Mancini, odontoiatra, se non sbaglio. Addirittura. Perché tu riconosci l'odontoiatra rispetto ai medici? Non come? Perché dice che sono più belli. Grazie. Ma anche dalle marche dei vestiti, no? Meno male che ci saliamo presto agli 8 anni. E un ringraziamento a tutti, al presidente Pasquale Veneziano, al presidente Filippo Pratti, ma a tutto il consiglio dell'ordine e al direttivo. E sono veramente felice di partecipare a questa manifestazione così importante, infatti appena ho ricevuto la comunicazione di questa giornata ho fatto di tutto per venire da Varese, dove frequento la specializzazione in ortodonzia, e quindi sono venuta per questa giornata veramente importante, che è anche quella del giuramento, in cui ci consegnano il codice deontologico che ci dovrà guidare per tutta la nostra carriera e per tutta la nostra vita. Grazie. Ma è stato più vicino a parlare. Devono mettervi nella condizione di poter lavorare a livelli professionali come nelle altre regioni d'Italia, quello che purtroppo in questo momento. Dobbiamo costruire per noi. Complimenti alla dottoressa Coto e chiamerò la dottoressa il dottore Andrea Brugitti. Gli uomini sono mosche bianche quasi. Tu quindi che cosa ti vorrei occupare? Ah, il dottor Orlando? Conviene salutarlo. Di che cosa ti vorrei occupare? Troverò la specializzazione in geriatria a Messina. Benissimo, a Messina. Perché hai visto qua? Perché sei visto? Bravissimo, tanti auguri. E ora piacere di chiamare la dottoressa Giorgia Puria e di complimentarmi con il papà. Abbiamo visto pure. Sì. Bravissima, Giorgia la conosciamo personalmente. Come mai hai scelto medicina? Domanda di ma io da quando sono piccola, forse quando ho 15-16 anni volevo fare il medico, forse anche per l'ammirazione che ho nei confronti di mio padre, e sono riuscita a laurearmi, spero ora di poter fare pediatria. Bravissimo, complimenti anche per le parole. Il dottore Putri Bruno. Un complimento nei confronti del genitore notevolissimo. Non poteva mancare però. Ma il dottore Cutri di Rosarno, pianoto come me. Sì, il papà è là, figlio d'arte, sorelle medico. Senti, cosa, che specialità vuoi? Chirurgia generale. Finalmente un chirurgo, un applauso. Perché fare chirurgia ormai si è spaventati, si è terrorizzati. E su questo un commento dal nostro direttore. No, nessun terrorismo. Effettivamente dobbiamo trovare le formule, i modi per ricondurre il rischio clinico all'interno
dell'accettabilità in modo da sfatare questa cappa che purtroppo ci portiamo dietro. Comunque i colleghi sono sufficientemente bravi e preparati per dimostrare che non ce lo meritiamo. Complimenti per me. Meno male, così almeno se qualcuno ha un problema chirurgico troviamo sempre uno che se lo può fare. Avanti la dottoressa De Felice Mariangela. Dottoressa De Felice. Ecco, compito. Auguri, complimenti. E allora dici qualche cosa, che cosa hai fatto di più in questi 6 anni? No, vabbè, la fatica c'è stata, però sicuramente poi quando si arriva al traguardo sono soddisfatto. Come ti hanno trattato i professori universitari? Non mi posso lamentare. Me ne saluto. Cosa vuoi fare? Sì, no, l'altra sì. Hai già scelto qualche? La situazione sarebbe di fare psichiatria. Ma quando? Grazie. Bene, ora il dottore Freno Cristian. Buongiorno, dottore. Quando si è laureato lei? Come ti trovi in questa nuova veste? Che effetto ti fa essere chiamato dottore? Senz'altro è stata un'esperienza questa dell'università particolare, è strano sinceramente sentirmi chiamare dottore, però posso fare una domanda, ma all'università ti hanno mai fatto parlare con i malati? Certo, sì. Che rapporto è? Nel senso che se il tuo rapporto è stato un rapporto di vicinanza, di confidenza, oppure se è stato un rapporto distaccato? No, assolutamente no. Distaccato non credo proprio, assolutamente. L'empatia si crea. Certo, ovviamente. Secretario, tu da grande pediatra. Io ti consegno un oggetto che ti impegnerà per tutta la vita e dovrai purtroppo pensare soprattutto agli altri, un po' di meno a te stesso, come abbiamo fatto tutti noi. Auguri comunque. La dottoressa Podigrazia. Dottoressa, auguri anzitutto, benvenuta nella grande famiglia dei medici e soprattutto a quest'ordine professionale che sta facendo di tutto per rendere il più possibile qualificante l'attività professionale del medico. Io ti porgo i miei auguri, spero che il tuo futuro sia il più florido possibile e ti faccio fare un augurio da una persona ancora più autorevole di me, che è il dottor Rodato. Autorevole siamo tutti. Io spero che tu possa trovare nella tua strada persone che ti aiutino a inserirti in un campo così difficile. Tanti auguri, complimenti. Bene, grazie. Ora per il dottore Greco Michele. Mettetevi anche uno davanti all'altro, tanto non scomodiamo. Dottore, auguri, siamo passati al principio dell'alternanza, un uomo e una donna, quindi siamo sulla buona strada. No. Augurissimi, tu cosa pensi di fare da grande, diciamo, anche se lo sei già? La scuola di specializzazione in chirurgia vascolare. Oh, no. Questo non è un specialista. Non puoi congratularsi. Anche per fare contento il dottor Zampogna, che sperava tanto che qualcuno facesse chirurgia. Auguri. E il rischio, infatti c'è la chirurgia protettiva. Bene, grazie. Chiamiamo il dottor Ieria Francesco Pio. Si prepari, dottor Laganà Antonio Simone. Buongiorno signori, buongiorno. Per me è una grande emozione essere qua, ma sarebbe stato più bello se fosse stato Francesco qui a ritirare il premio. Io sono un genitore,
l'avete nominato tantissimo prima di voi. Io stavo chiedendo che sensazione ho avuto con la laurea. Io pure ho preso una laurea in suo tempo in scienze biologiche, però Francesco è qualcosa di più forte, assistere una laurea in medicina poi è qualcosa di eccezionale. Non possiamo metterla con i ragazzi. Non sto con i ragazzi, anche se so. Tanti ragazzi del liceo Vinci che sono stati alunni miei sono qua e quindi vuol dire che sono passati tanti anni, dottore Veneziano. Grazie. Bene. Io ho avuto il piacere di darti la copia del giuramento dei poveri perché così anche tu quando sei nei mari di Stropoli te la puoi leggere con calma. Grazie dottore Nicola Alberti. Comunque signori, un doveroso mio ringraziamento al dottore Veneziano, anche perché Francesco oggi fa urologia a Roma, ma soprattutto perché è stato accanto al dottore Veneziano in una sede al reparto dove vive e lavora il dottore Veneziano. Lì è stata una cosa troppo bella. Grazie dottore. Grazie. Andiamo avanti. Dottor Ragnarè Antonio Simone. Tanti auguri ad Antonio, che è uno studente che si distingue per tante doti e per tanti interessi, da questo non soltanto medici ma anche di, si avvicina anche al nostro mondo in qualche maniera. Tu che cosa vuoi fare? Una branca un pochino pericolosa, ginecologia e ostetricia. Un po' pericolosa, è costosa da alcuni punti di vista. Comunque complimenti per il tuo impegno e per tanti tuoi colleghi lo sanno, è inutile chiarire le cose. Tanti auguri. Invito la dottoressa La Rosa. Grazie. La Rosa di Sapetta. Dottoressa La Rosa, anzitutto tanti auguri. Tempo fa parlavamo col presidente dell'ordine, il dottore Veneziano, e diceva: caro Enzo, io mi chiamo Enzo, siamo stanchi e invecchiati. Io ho detto: guarda, stanchi lo saremo perché lavoriamo tanto, ma ora che siamo vicini a questi giorni, invecchiati non ci sentiamo per niente. Tanti auguri. Grazie mille. No, sicuramente è bellissimo conoscere molti colleghi, oltre a quelli che già conosco. Mi fa piacere conoscere i colleghi dell'Università di Messina, io mi sono laureata a Catanzaro e forse il piccolo disappunto da regina è sapere che Catanzaro viene poco frequentata dai regini. Se la rinascita della regione parte dalla conoscenza, anche l'unica facoltà di medicina regionale e anche le scuole di specializzazione regionali devono essere favorite. E quindi dobbiamo essere noi favoriti, noi giovani laureati favoriti, per poter poi operare nella nostra regione e rimanere qui, che è quello che vogliamo tutti. Hai detto delle cose sacrosante, io ti posso solo assicurare che una delle mie prime uscite è stata andare a fare visita all'università e al rettore Costanzo. E non si perde occasione per cercare di recuperare il tempo perduto sia per quanto concerne i finanziamenti delle borse di studio, ma evidentemente ogni tanto ricordare agli universitari che devono fare anche quei passi di integrazione, perché diversamente non riusciremo mai a dimostrare che siamo in linea con quello che deve essere lo sviluppo e i rapporti tra università e istituzione. Vorrei dire a questo proposito che io penso sia estremamente importante che la regione intervenga, perché come pensiamo molte scuole di specializzazione sono state in questo momento accorpate in Sicilia, a Catania, a Palermo, e questo per i ragazzi, soprattutto per i nostri ragazzi regini, crea dei disagi notevolissimi. Come d'altronde, se da una parte facciamo queste considerazioni, bisogna anche far presente che sarebbe opportuno che i docenti dell'Università di Catanzaro si dedicassero soprattutto all'Università di Catanzaro.
che possono magari, io lo dico senza problemi, dovrebbero restare a Catanzaro e dedicarsi alla nostra università, senza che questa possa soltanto, sia soltanto un punto di passaggio per altre università. Grazie per l'opportunità. Grazie alla dottoressa Rosa, alla dottoressa Leon.